Amici dell'Osservatore Italia, salve, siamo in compagnia del direttore Rosalba Salerno dell'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Palermo. Direttore, qual è il ruolo del servizio sociale nell'ambito penale minorile? Dunque, è un ruolo abbastanza complesso perché rispondiamo sostanzialmente a due mandati. Uno è quello che c'è proprio ed è un'attività di mediazione che noi svolgiamo tra le esigenze educative dei ragazzi e la risposta sanzionatoria da parte dello Stato qualora i ragazzi che vengono segnalati commettano reato. E tutti i ragazzi che vengono segnalati in realtà vengono segnalati perché commettono azioni illecite. L'età è compresa dai 14 fino ai 25 anni, quindi abbiamo a che fare anche con giovani adulti, non soltanto con minorenni. Mentre nel contempo però abbiamo anche un mandato sociale importante che ci orienta a intervenire per la promozione e lo sviluppo dei territori e attiviamo anche delle iniziative progettuali per favorire, anche nell'ottica preventiva, per favorire il recupero e il reinserimento dei nostri ragazzi. Nel corso della sua carriera professionale ha avuto modo di osservare delle differenze importanti nella criminalità minorile fra Palermo e altre regioni d'Italia? L'utenza è diversificata, nel senso che già da diversi anni in Italia settentrionale l'utenza è costituita da minori stranieri provenienti da varie regioni d'Europa, ma anche extraeuropei. Mentre qui la devianza si è sempre mantenuta sul piano locale, nel senso che i ragazzi provengono dal territorio e quindi già questa è una grande differenza, no? Rispetto anche agli interventi che vengono fatti nei loro confronti. Sicuramente la tipologia della devianza nel tempo si è evoluta dal punto di vista della complessità della tipologia di reato, cioè e delle situazioni familiari, sociali e personali di provenienza di questi ragazzi, nel senso che abbiamo assistito a un peggioramento delle condizioni di vita di questi ragazzi sempre più impoveriti e marginali e abbiamo riscontrato anche un aumento della violenza con cui vengono commesse queste azioni illecite. Nel contempo però è emerso un fenomeno abbastanza nuovo, anche se già di qualche anno, relativo al fatto che la devianza non è più limitata soltanto alle classi marginali della società locale, ma anche a figli di ceti medio-alti, anche di professionisti, che spesso praticamente commettono reati, a volte senza neanche rendersene conto, ma molte volte perché praticamente non mancano di beni materiali, ma probabilmente si registra in loro un'assenza di valori e di riferimenti educativi validi. Invece esistono particolari differenze di operatività tra questo ufficio e altri USM dislocati sul territorio nazionale? Ma questo non potrei dirlo, non sta a me dirlo, però sicuramente questo USM è un USM molto attivo, un USM che promuove tante iniziative. Voi considerate, quando parlavo di doppio mandato, in qualche modo è stato da parte mia un azzardo dire questa cosa, perché se mi fossi dovuta mantenere sulla forma avrei dovuto dire che esclusivamente noi interveniamo nei confronti dei ragazzi che commettono reato, mentre invece una delle preoccupazioni nostre è quella praticamente di promuovere i territori nei quali vivono questi ragazzi, cioè secondo noi non basta, non è sufficiente accogliere il ragazzo e metterlo per esempio nell'istituto penale qualora commetta dei reati di una certa rilevanza, ma occorre anche, e quindi curare il ragazzo all'interno dei nostri servizi, ma occorre anche curare i territori, perché nel momento stesso in cui il ragazzo fuoriesce dal carcere, ad esempio, deve essere inserito in una realtà che è sicuramente migliore rispetto a quella che ha lasciato, se no tutto il nostro lavoro viene vanificato. Allora in questo senso noi ci occupiamo fortemente anche di essere presenti sui territori, di promuovere politiche pubbliche che favoriscono lo sviluppo, l'occupazione,
che aiutino soprattutto a creare attraverso le progettazioni che mettiamo in campo dei luoghi sui territori, dei luoghi educativi in cui i ragazzi possono essere inseriti e possono diciamo così agevolmente essere, evitare di ricadere nei comportamenti delinquenziali che li hanno fino a quel momento contraddistinti. Invece quali sono i punti di incontro fra l'ufficio di servizio sociale e l'istituto penale minorile Malaspina? Allora, i punti di incontro sono tantissimi, innanzitutto che sono gli stessi ragazzi che seguiamo anche noi, nel senso che noi partecipiamo all'equipe dell'istituto e curiamo soprattutto la prospettiva della fuoriuscita del ragazzo dal carcere. In realtà l'istituto è l'extrema ratio per noi, nel senso che finiscono in istituto i ragazzi che commettono dei reati molto gravi per i quali è opportuno applicare la misura cautelare della custodia, appunto, cautelare, e i ragazzi in esecuzione pena, cioè quando la sentenza è passata in giudicato devono quindi si eseguire la pena. Quindi è una minima parte dei ragazzi che transita presso l'istituto, diciamo che è un po' lo zoccolo duro dei ragazzi che non sono riusciti diciamo a inserirsi nei percorsi di libertà che sono stati attivati nei loro confronti prima dell'ingresso in carcere, tranne naturalmente anche per i reati gravissimi che vi ho detto, ma anche per quelli noi ci attiviamo per, diciamo così, elaborare un piano di reinserimento all'esterno che consenta al ragazzo comunque di scontare, di attenuare la misura cautelare con altre misure meno afflittive. Si parla di smantellamento del Tribunale dei Minori da parte dell'attuale governo. Crede che si tratti di una scellerata operazione di epurazione delle poltrone dirigenziali? Come vede? Come giudica questa intenzione? Non lo so, noi siamo rimasti molto perplessi rispetto a questa decisione, che per la verità non è una cosa recente, è una cosa abbastanza antica, nel senso che da molto tempo si cerca di azzerare questo settore. Per me è una insensatezza, perché è uno dei pochi settori in Italia che funziona e che ha prodotto dei risultati, tra l'altro ce lo invidiano tutti i paesi d'Europa. L'idea comunque dell'economicità che diciamo c'è sotto le riforme istituzionali in quest'ultimo periodo, io penso che possa essere accettata rispetto alla possibilità di diciamo farne eventualmente una sezione del tribunale ordinario, però mantenendo assolutamente quella che è l'autonomia diciamo che lo contraddistingue in questo momento. Intendo dire che i magistrati, per esempio, devono essere magistrati dedicati a queste attività, non possono diciamo ruotare nei vari incarichi rispetto alla complessità delle funzioni che svolge il tribunale ordinario. Poi è sotto gli occhi di tutti il fatto che i tribunali ordinari a stento riescano a, diciamo così, ad affrontare le problematiche che li riguardano. Questa problematica minorile si andrebbe ad aggiungere sicuramente, per la sua limitatezza e specificità rispetto alla problematica generale, potrebbe essere trascurata, se non addirittura annullata, ed è questo il grave rischio che si corre, e devo dire che effettivamente è un passo indietro proprio secondo me a livello di civiltà. Quindi sono riuscite anche a gestire gli uffici in modo esaustivo, nonostante comunque sia in atto un'opprimente spendere più. Ma devo dire che, diciamo, per quanto ci riguarda, abbiamo sempre in qualche modo lavorato in economia come servizio sociale. Purtroppo il servizio sociale non è molto conosciuto, ed è anche, diciamo, devo dire, dai mezzi di comunicazione non molto valorizzato, se non a volte denigrato. Una degli obiettivi del servizio è proprio quello di mobilitare le reti, le persone e le reti ad aiutare se stessi, e anche le reti familiari ad aiutare i propri congiunti. Quindi diciamo che l'ottica che noi attiviamo è estremamente economica, perché si basa sulla relazione e sulla possibilità che le persone si prendano cura l'una dell'altra. È chiaro che questo non significa non promuovere, non voler attivare servizi
diciamo così, importanti per i nostri ragazzi come i centri sociali e altri servizi per l'infanzia e l'adolescenza che hanno sicuramente un costo, ma per quanto riguarda i servizi della giustizia direi che il costo maggiore è rappresentato sostanzialmente dalle risorse di personale, perché tutto quello che riguarda, diciamo, l'indotto di risorse disponibili per i nostri ragazzi sono tante, perché noi interveniamo con dei progetti educativi individualizzati che offrono ai ragazzi opportunità di lavoro, di studio, di formazione, di scolarizzazione. Tutte queste risorse noi le otteniamo attraverso la partecipazione a delle progettazioni che vengono finanziate con altri fondi. Quindi il costo in realtà che viene messo in campo è relativo alla struttura, diciamo, organizzativa, ma che è un'istituzione dello Stato, quindi diciamo così, la valutazione deve essere, diciamo, molto calibrata su queste considerazioni, a mio modo di vedere. Come opera concretamente questo servizio? Allora, ogni minore che viene segnalato ha la sua assistente sociale che si prende cura di lui, lo prende in carico e lo segue in tutta la vicenda penale, dall'inizio alla fine del procedimento. Si elaborano a favore dei nostri ragazzi questi progetti educativi individualizzati che riguardano, diciamo, tutti gli ambiti di vita del ragazzo, quindi la scuola, la formazione, il lavoro, il tempo libero, lo sport. Naturalmente non sono progetti vuoti questi, sono progetti in cui noi in collaborazione con il ragazzo costruiamo dei percorsi, e per costruire dei percorsi abbiamo bisogno di risorse, quindi offrire al ragazzo la possibilità di frequentare la scuola, certamente in una situazione di svantaggio, quindi dobbiamo creare le condizioni che la scuola lo possa accogliere in maniera adeguata anche se svantaggiato. La formazione è la stessa cosa, il lavoro, abbiamo negli anni costruito un percorso di inserimento lavorativo ben collaudato attraverso le progettazioni europee che ci ha dato la possibilità di attivare, diciamo che siamo stati i primi a farlo per esempio in Sicilia, la formula della borsa lavoro che poi è diventata tirocinio formativo attraverso una normativa nazionale recepita nella regione siciliana, che ci dà la possibilità per esempio di insegnare ai ragazzi direttamente un mestiere in bottega artigiana sostenendolo nel reddito. Quindi come vedete degli interventi molto innovativi che diciamo così rispondono a svariati bisogni dei ragazzi, che sono quello dell'apprendimento di un lavoro ma anche quello del sostentamento, diciamo, e della sopravvivenza proprio materiale. E poi siccome i nostri ragazzi nella commissione del reato in qualche modo mettono in campo tutto se stessi, no? Quindi amano provare sensazioni forti, del resto per commettere un reato ci vuole anche una bella forza, no? Per commettere un reato. Quindi loro, noi per invece conquistarli rispetto a questa dimensione di adrenalitica quasi, no? Lì proponiamo degli sport molto, molto avanzati, tipo molto, non dico pericolosi, però molto emozionanti. Per esempio, non so, gli abbiamo fatto fare esperienze di subacquea, di paracadutismo, li abbiamo fatti scendere di speleologia, di esperienze anche di speleologia, delle canoa, vela, cioè tutto quello che praticamente, tutti quegli sport che mettono molto in gioco naturalmente il ragazzo anche rispetto a un senso di sfida e di avventura, che in realtà poi il reato può costituire per molti ragazzi giovani come motivazione spesso al reato. Noi il reato lo consideriamo come una richiesta di aiuto. Quindi noi pensiamo che il ragazzo che commette reato abbia proprio sia un messaggio di aiuto che rivolge al mondo degli adulti, e che il mondo degli adulti abbia proprio l'obbligo, il dovere di intervenire più che per reprimere, proprio per aiutare a recuperare. Anche se per quanto riguarda il discorso del reprimere, noi pensiamo che debba essere diciamo declinato nei termini di una riparazione. Il ragazzo più che essere
condannato, essere diciamo represso con la carcerazione, per esempio, pensiamo che sia più utile per lui invece che ripari alle conseguenze del reato che ha commesso. E quindi diciamo, attiviamo tutta una serie di interventi riparativi che consistono nell'inserirlo in attività, per esempio, socialmente utili, di utilità sociale, che noi chiamiamo attività riparative, che hanno un collegamento col reato, con la tipologia del reato, e che consentono al ragazzo di riparare le conseguenze del reato. Dopo questa riparazione, noi facciamo attivare al ragazzo una restituzione alla comunità, cioè la stessa comunità che lo aveva condannato perché aveva commesso quel reato, per esempio aveva rotto una staccionata, lui riparando la staccionata, diciamo così, riceve dalla comunità, nel caso specifico quella diciamo legata alla cura dei boschi, delle fattorie sociali, nel caso in cui si riferisca a questo, diciamo, riceve la testimonianza del ragazzo che ha fatto questa attività e soprattutto dello spirito con cui l'ha fatta, del significato che ha dato a questa attività, e quindi presenta un'identità di sé completamente rinnovata. Lui stesso la propone e riceve dalla comunità la conferma di una nuova identità positiva, diciamo, rispetto alla società. E quindi, come vedete, diciamo, è molto vario e molto vasto l'ambito nel quale ci muoviamo. Quest'ultimo intervento di giustizia riparativa, che noi definiamo giustizia riparativa, noi lo applichiamo tantissimo, per esempio, nelle scuole. Nel senso che abbiamo fatto in modo che negli interventi che noi facciamo all'interno delle scuole per prevenire diciamo, la problematica della commissione del reato, noi insegniamo ai ragazzi questa tecnica della riparazione. Quindi quando invece di essere sospesi i ragazzi, devono in qualche modo riparare all'interno del contesto scolastico le proprie trasgressioni, e abbiamo visto che questo metodo è molto molto efficace. Tra l'altro, sempre all'interno della giustizia riparativa, un nuovo metodo, diciamo così, che noi abbiamo messo in campo e che comunque viene trattato da un ufficio del comune che abbiamo attivato insieme al comune, ministero, comune, tribunale e procura, l'ufficio di mediazione penale. Abbiamo applicato questa nuova tecnica della mediazione penale, che consiste nel far incontrare il reo, quindi il ragazzo reo, con la vittima del reato, qualora la vittima dia la sua disponibilità, e in presenza di un mediatore terzo attivare una comunicazione tra reo e vittima che, diciamo così, tenga conto del fatto commesso e che possa chiarire le due posizioni, in modo da riattivare una comunicazione di senso tra due persone che hanno creato un conflitto, e quindi ricomporre questo conflitto e ricreare un sistema di comunicazione in cui anche la riparazione ha un suo spazio importante. Quindi, come vedete, è proprio una nuova logica, un nuovo modo di rispondere al reato in generale, ma soprattutto al reato minorile, che in questo senso si è proposto come diciamo precursore e innovatore di questa nuova risposta penale. Un'ultima domanda: cosa si sente di consigliare a coloro che intendono intraprendere la carriera del servizio sociale? Consiglio che, nonostante i tempi che viviamo, che sono tempi di vacche magre, di regressione, di limitazione di risorse rispetto al sociale, bisogna comunque invece impegnarsi ancora maggiormente a lavorare nel sociale, perché ciò di cui abbiamo tanto bisogno in questo momento, a mio modo di vedere, non è tanto la risorsa economica, sicuramente, ma da sola non basta, come è stato dimostrato, a risolvere i problemi di una società, di una convivenza. Purtroppo occorrono operatori che, disinteressati,
completamente disinteressati e corretta intenzione lavorano all'interno dei contesti comunitari per attivare, per ridare fiducia e giustizia alle relazioni che intratteniamo l'uno con l'altro, intratteniamo a livello comunitario, perché quello che in questo momento è molto in crisi è la relazione di fiducia e di giustizia che si intratteniamo con gli altri, ma anche che intratteniamo col mondo della politica, che intratteniamo col mondo istituzionale. Per cui è importante che invece i nostri ragazzi, anche i giovani che si occupano, che vogliono fare gli assistenti sociali, abbiano cuore e capiscano l'importanza della istituzione, che non è, diciamo così, da interpretare dal punto di vista delle amministrazioni che passano, no? Che si susseguono, ma dal punto di vista del valore istituzionale, che rappresenta praticamente la possibilità di ordinare e di rendere trasparenti il nostro vivere civile. E quindi una, per esempio, delle attività che noi svolgiamo con molto impegno tra le attività progettuali che portiamo avanti, oltre per esempio tutto l'indotto che riguarda l'inclusione sociolavorativa, sono tutti progetti sulla legalità, ma non una legalità vuota, priva di significato, come spesso praticamente si vede professare in questi ultimi periodi. È una legalità che si declina operativamente, nel senso che noi lavoriamo sui territori per rendere le situazioni, per promuovere i territori al punto tale che la gente possa dire: è meglio essere legali, cioè probabilmente è più conveniente per me diciamo scegliere la legalità, la via della legalità, piuttosto che la via della delinquenza. Io credo che questo sia il lavoro che tutti insieme, anche diciamo a vari livelli, dobbiamo impegnarci a fare, ma soprattutto le nuove generazioni che vogliono impegnarsi nel lavoro sociale. Ringraziamo il direttore Rosa Basalieno. Grazie a voi.